Volete stupire tutti con un biglietto digitale creato con Procreate che quando ci cliccate si apre come se fosse un biglietto vero? Se la risposta è sì, rimanete in questo video per il tutorial. Ciao a tutti, io sono Martina e nel mio canale Paperless Prinxo vi parlo di creatività e produttività digitali. Nel video di oggi, dato che appunto siamo ancora nei fiocchi di creatività, una serie di video riguardanti la creatività da un punto di vista del Natale, volevo realizzare con voi qualcosa di un po' particolare su Procreate. Andremo a realizzare una cartolina, un biglietto natalizio che poi andremo ad esportare, andremo ad inserirci gli hyperlink e quindi la persona che lo riceve potrà aprire come se fosse un vero e proprio biglietto. Iniziamo col creare la parte interna, così poi creare la parte esterna sarà decisamente più semplice. La parte interna, io direi di andare a creare tutto con le dimensioni foto 4x6. Cercherò di usare il più possibile strumenti che avete già su Procreate, così non dovete andare ad acquistare niente all'esterno, ma avete già tutto di default in Procreate. Vabbè che la tela non sarebbe un problema crearne una, però diciamo che vado a usare questa foto 4x6. Quindi andiamo a creare, come vi dicevo, la parte interna, quindi della pallina di Natale, con la scritta, e dopo andremo a creare la parte esterna perché l'andremo ad inserire sopra e sarà tutto più semplice. Comunque, sicuramente capirete tutto durante il video, perché comunque questo sarà un tutorial passo per passo. Allora, innanzitutto la cosa che io faccio sempre è inserire la guida, quindi sottotela, guida disegno, così almeno ho una base da cui partire. Poi voglio disegnare appunto una pallina di Natale. Mi metto in un livello e il monoline va benissimo, mi sembra anche abbastanza sottile, perfetto. Quindi andiamo a disegnare il cerchio che poi in realtà ci serve proprio solo come guida perché in un secondo momento lo andremo a togliere. Dato che appunto lo voglio usare come guida, scelgo un colore abbastanza sgargiante così non mi confondo. Per creare la pallina faccio il cerchio, poi appoggio un dito al di fuori dell'Apple Pencil e mi viene un cerchio perfetto. Lo posso andare ad ingrandire, a rimpicciolire, non facciamolo troppo grande perché poi dopo qua ci dovremo mettere delle cose. E quindi questa è la nostra pallina da cui partire. In un nuovo livello voglio andare a scrivere appunto Buon Natale. Poi io oggi sto sul semplice, ma se voi avete delle frasi diverse in mente, sicuramente è meglio. Quindi prendo il pennello calligrafia, che è sotto calligrafia, scusate, ma in questo iPad ho una marea di pennelli. Calligrafia. Le dimensioni è troppo piccolo, quindi aumentiamo un po', ancora un po' piccolo. Quindi dimensioni facciamo il 25, perfetto, 25% su un nuovo livello e andiamo a scegliere una tavolozza natalizia. Vi ho mostrato in uno degli ultimi video come creare una tavolozza da una foto, quindi vi rilascio a quel video per la tavolozza. Allora, vediamo Natale, eccola qua. Qui ho già una tavolozza di Natale che ho creato da una foto, comunque ho creato io di mio. Allora, andiamo a scrivere appunto Buon Natale. Come vi dicevo, io sto molto sul semplice, ma se a voi vengono in mente altre parole, altre frasi, meglio. Se volete imparare lettering digitale, trovate in info box il link al mio corso di lettering digitale. Ok, non c'è male, anche perché non deve essere perfetto, deve essere personalizzato. Poi aggiungo un nuovo livello e con un altro colore scrivo Natale, però non voglio fare il classico verde e rosso, quindi scelgo un
Azzurro. Anzi, no, un beige. Sì, non è proprio il massimo, però non c'è male. Poi, come vi dicevo, potete veramente gestirla come preferite voi. Era carino forse anche che la N andasse a chiudere la T, però vabbè. Ok, poi la pallina la voglio riempire con piccole decorazioncine, quindi fiocchini di neve, cose così. Qui riprendo a questo punto l'azzurro e però stavolta prendo il monoline che trovate sempre sotto calligrafia, più o meno 1%, sì, così dovrebbe andare bene. E qui appunto vado a disegnare tutti i tipo puntini, fiocchini di neve per riempire questa pallina, quindi non solo con i puntini e non solo di questo colore soprattutto. Fate sempre tutto su un nuovo livello che non guasta mai. È vero che c'è il limite di livelli, però insomma, prima di raggiungerlo un po' passa. Ok. Ma no, qua non ne ho messi. Più o meno ci siamo, lo volevo fare un po' più pieno, di così. Però intanto se sentite rumori è la simpatica di sopra che sempre deve rovinare tutto. Ok, quindi qui ci siamo. Adesso direi che possiamo, dato che questa è la parte interna, se volete, potete, intanto togliamo questo. Poi vediamo se è tutto centrato, quindi selezioniamo tutti i livelli del nostro disegno e li mettiamo centrali, sì, sono, lo sono, no, però non voglio ingrandirlo, vediamo se questo è ancora centrale. Sì, faccio una cosa, lo ingrandisco un po' perché questo poi mi serve per l'esterno. Ecco, adesso è centrato. Perfetto, poi dato come vi dicevo che questo è il biglietto, l'interno del biglietto, potete andare ad aggiungere la vostra scritta, quindi auguri, tipo qua su in alto, potete metterlo anche con il testo se non volete stare a scrivere a mano, è più bello scritto a mano, però se non vi piace la vostra calligrafia potete usare anche il testo. Ovviamente se vi va e riuscite a scriverlo a mano è sicuramente più personale. Usiamo la penna gel. Ecco, sì, è più a scrittura. La penna gel la trovate sotto inchiostro, penna gel. C'è anche la penna tecnica che è molto carina. La duplicate, poi aprite quella duplicata e abbassate a stabilizzazione la quantità di streamline. Non troppo. Vediamo, ok. È carina perché sembra proprio scritto a mano. Ok, buon Natale, c'è già scritto e tipo qua in basso mettete la vostra firma perché questo, come vi dicevo, è l'interno. Allora, io ovviamente ho scritto tutto sullo stesso livello, comunque vabbè, andiamo ad esportare. Quindi, ad azioni, condividi, esportiamo in uguale, JPEG o PNG è uguale. Facciamo JPEG. E quindi vado a salvare immagine. Adesso dobbiamo andare a creare la parte davanti. Quindi rimaniamo sempre in questa tela, però andiamo a togliere questo perché non ci serve. Quindi Natale 2022 è la vostra firma. Per creare la nostra parte esterna vado a duplicare il livello del cerchio. Lo duplico perché almeno me ne tengo uno per sicurezza. Poi questo livello che ho spostato davanti a tutti, innanzitutto faccio il blocco alfa e con un colore tipo un colore cartoncino, magari un po' più chiaro di così, vado a riempire il livello, che così mi riempie intanto il cerchio. Poi
Poi tolgo il blocco alfa, prendo il colore e lo porto fuori dal cerchio, così ho colorato il nostro livello. Lo voglio un pochino ingrandire perché adesso vi spiego che cosa voglio fare. Ok, dato che l'ho ingrandito devo ricolorare la parte che era uscita dalla tela. Benissimo. Quindi adesso che cosa dovete fare? Dovete duplicare questo livello, il livello sottostante fate sempre il block alfa che si fa con lo swipe con due dita verso destra, oppure semplicemente facendo tap sul livello e attivando block alfa, poi vado a scegliere un nero e vado a riempire questo livello, mi raccomando il livello sottostante. Tolgo il blocco alfa e in regolazioni vado a controllo sfocatura e vado a sfocare un po'. Quando mi sembra di aver raggiunto la giusta quantità di sfocatura, posso anche abbassare un po' l'opacità se magari è un po' troppo evidente. Quindi questa è la nostra parte esterna che ovviamente potete decorare perché è più carina, quindi possiamo aggiungerci dei fiocchi di neve anche qua fuori. Anzi, facciamo una cosa: in guida, in tela, guida disegno, modifica guida disegno, mettiamo simmetria e opzioni quadrante, così almeno quello che vado a creare da una parte me lo crea ovunque. Qui faccio sempre la stessa cosa, lo stesso errore, fine, così almeno adesso vi mostro quello che vado a creare qua, me lo crea, vedete, anche in tutti gli altri punti, però lo volevo un pochino più alto, più grande, scusate. Ok, vado a togliere l'assistenza disegno e rimetto la mia guida griglia 2D, anche se adesso in realtà non è che serva molto, però vabbè, almeno ce l'ho, ecco. Così almeno adesso andiamo innanzitutto a riempire tutti i buchini. Ma perché non è il monoline questo? Infatti, per quello non mi veniva bene. Ok, vado a riempire un po' i buchini con dei pallini, cose varie, insomma, quello che preferite voi. Poi se ci sono da cancellare anche tipo dei fiocchi di neve, tipo questi sono troppo vicini, li cancelliamo. Questo lo cancello da sotto. E poi mi serve lasciarmi uno spaziettino qui, perché ci voglio scrivere, voglio che si capisca che qui poi può essere aperto il biglietto. Non è necessario, però almeno poi le persone sanno che può essere aperto. Cioè, chi riceve il vostro biglietto sa che può essere aperto. Benissimo, quindi adesso andiamo ad esportare anche questo. Condividi JPEG, ormai abbiamo fatto. Ok, salva immagine. E quindi adesso andiamo in Keynote. Uso Keynote perché è un programma che avete, un'applicazione che avete tutti gratuitamente. Ce ne sono di decisamente migliori, ve ne parlerò nel prossimo video, però dato che volevo creare qualcosa che poteste creare tutti senza dover acquistare app, pennelli eccetera, ho deciso di usare quest'app. Quindi vado a creare una nuova presentazione, facciamo scegli tema, ne prendo una proprio bianca classica, poi in presentazione andiamo qua, opzioni presentazione e poi configurazione presentazione dimensioni diapositiva. Sembrerebbe 1200x1800, vediamo se è effettivamente così. Vediamo. Sì, direi che ci siamo. Fine.
Perfetto, questo lo andiamo ad eliminare, tanto non ci serve, elimina. Quindi andiamo ad aggiungere qui la nostra immagine. Nella diapositiva 2 andiamo sempre ad eliminare questi e ci andiamo ad aggiungere l'immagine interna. Perfetto. Poi torniamo sulla prima diapositiva, qui possiamo chiudere e qua ci andiamo ad aggiungere una casella di testo. Testo, ok, perfetto. Allora la mettiamo qui, cancellate il testo, magari metteteci degli spazi in modo che rimanga attiva, anzi mettiamo ancora un altro spazio. Scusate, è un'andata a capo e dovete posizionarla su Apri qui. Poi cliccate e scegliete link a diapositiva, link alla diapositiva 2. Ok, quindi qui ci siamo, è tutto a posto, c'è il nostro link e andiamo ad esportare. Esportiamo da qua come PDF. Allora, intervallo tutte, includi sfondi, qualità dell'immagine ottima, esporta. Condividi e andiamo un attimo a salvarla su file, così vi mostro che funziona anche da file. La salviamo proprio in, mettiamola in download, salviamola qua in download. Quindi se poi dopo voi andate ad aprirla in download, voi inviate questa diapositiva a qualcuno, aspettate che ve la mostro così. Ok, andate a inviarla a qualcuno e chi clicca qui gli si apre il vostro biglietto di Natale. Adesso qui su file si vede un po' così, non molto. Non si vede tutto, guardavo se si poteva, no, non si vede bene tutto, però se l'aprite poi in altre applicazioni probabilmente si vede tutto meglio. Quindi questo era come creare un biglietto digitale un po' diverso dal solito, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video di Fiocchi di Creatività. Noi ci vediamo venerdì con un nuovo video e domani su Instagram. Ciao!